Dopo 2 anni di stop imposti dalla pandemia, si è rinnovato a Teramo l'antico rito della processione della Desolata all'alba del Venerdì Santo e con esso si è rinnovata anche la partecipazione convinta dei tanti fedeli. La folla di pellegrini ha percorso le vie del centro cittadino al seguito della statua lignea della Madonna nel corteo religioso più sentito dai fedeli teramani, che si rinnova dal 1260. Nell'immaginario dei devoti essa rappresenta l'angoscioso peregrinare della Madre di Cristo alla ricerca del figlio condannato a morte. Il corteo si avvia con la statua dell'Addolorata per il giro delle 7 chiese che rappresentano i 7 dolori della Madonna. Credo che sia davvero un momento importante in questo contesto particolare che stiamo vivendo a livello mondiale di tornare a riflettere sul vero significato della vita e penso che mai come quest'anno il Triduo Pasquale che si prepara alla Veglia Pasquale è davvero una grande occasione per rimotivare le scelte più importanti della vita e ritornare a scoprire l'esperienza battesimale che vivremo poi nella Veglia Pasquale. Penso che sia un grande dono per tutti, non soltanto a livello personale, ma per la vita della Chiesa e per la vita della società, perché credo che di fronte agli avvenimenti che stiamo assistendo, di cui siamo in qualche modo anche coinvolti, è una grande opportunità e spero davvero che sia una grande occasione per scoprire che soltanto l'incontro con Cristo risorto può cambiare la società e quindi sono contento che c'è una comunità che si raccoglie, che vuole camminare insieme, l'abbiamo vissuto per tutta la notte, ma soprattutto vuole ripartire con fiducia. Ecco l'augurio e l'auspicio che davvero quest'anno la Pasqua sia l'esperienza più grande che ciascuno di noi può vivere e soprattutto per dire a tutta l'umanità che non è abbandonata al suo destino, ma che il risorto è presente in mezzo a noi. Voglio insomma sottolineare ovviamente il valore religioso di questo momento, ma anche quello civile, quello laico, di una comunità che comunque si è stretta intorno ad una sua tradizione, tornando a vivere un momento insieme. Questo è il messaggio più significativo di rinascita, di speranza e anche della volontà di una città appunto di tornare a riempire le sue vie, le sue strade, puntando proprio sulla propria tradizione.